Grazie di essere qui. È ovviamente un grande piacere per me accogliere oggi a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con lui ormai, insomma, vedersi è una consuetudine. Ci siamo incontrati non più tardi di 2 settimane fa a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, a altre più o meno 2 settimane dopo il nostro incontro a Cernobbio, proprio qui in Italia. Necessaria, che non fa che confermare la priorità che il governo italiano accorda al sostegno all'Ucraina, una nazione che, giova sempre ricordarlo, è stata brutalmente, ingiustificatamente, illegalmente aggredita 959 giorni fa, perché evidentemente la Federazione Russa non accettava l'idea che l'Ucraina diventasse, continuasse a crescere prospera, libera, democratica ed europea.